Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qua sul mio canale di Shine Games. Vi dico subito scusa per la voce, o se ogni tanto mi fermo a starnutire, ma mi sono bleccato di influenza in questo periodo, con questo impaccio fuori era inevitabile. Quindi ora torniamo al nostro video. Come vedete dal primo video ho fatto qualche passo avanti, diciamo abbastanza passi avanti, ma non mi sono ampliato troppo per farvi vedere anche a voi il gameplay. Allora, ho ampliato la nostra isola Etre, l'ho fatto tutta la terra e ho piantato un albero che è cresciuto, però non ho raccolto tutto per farvelo vedere. Che magari la gente può dire, te lo sei givvato in creative, per la roba della c'è sempre poveracci come prima sono, e quindi non me lo sono givvato, ma semplicemente sto prendendo. Qua è il nostro generatore di cobblestone, come nel video precedente, perfettamente funzionante, l'ho già testato, mi sono messo a FK con lo scotch su un pulsante e raccoglievo cobblestone mentre facevo altro in casa. Ok, raccogliamo questo pezzo di legno, così mi creerà altri saplings. Se l'obiettivo di oggi sarà andare sull'altra isola là e ampliare la nostra isoletta. Quindi ci pigliamo cosa mi serviva? Piccone, sì. Quindi, ah, facciamo anche delle torce. Quindi due teniamo. Uno, due. Questo ce ne picconi. Quindi prendiamo questo, questo, questo. E eccoci qua. Ok. No, con questa. E abbiamo un piccone. Eccolo qua, il nostro ben amato saplings. Però la ficchiamolo qua dentro. Facciamo una fornace. Così facciamo anche l'obiettivo. Hot topic. Fatta la fornace, la mettiamo da questa parte, anzi la mettiamo sopra, più bello. La mettiamo sopra, e dentro mettiamo a cuocere il nostro piccone, perché il piccone mi fa schifo, con due oak wood. Grande, stavo dicendo dai dammi un altro e è piovuto giù dal cielo. Ora mettiamoci qua a scavare cobblestone. Perché? Perché dobbiamo arrivare all'isolotto di là, che c'è una cesta, abbiamo visto, e raccoglie la roba che c'è dentro. Quindi, poi con queste cobblestone amplieremo anche la nostra isola. Comunque, mi ricordo che ne avevo già ancora di cobblestone addosso, 40, vediamo se basta. Però, da vedere che ho fatto un passaggio superiore, perché magari la cobblestone si bugga qua sopra. Prima di farmi l'ultimo colpo. Che cacchio voglio uscire io. Ok. Aia. Qua. Vabbè, quando torneremo magari ci saranno i saplings. Ecco, i saplings li poso, ovviamente, perché se cado giù nel void non voglio rischiare di perdere i miei amati arboscelli. Sono senza legna, non si vive ragazzi in Minecraft. Legna, come avete visto, si può vivere con legna, cioè con un arboscello, un blocco di terra, un blocco di acqua e un blocco, sì, un blocco, un sacchiere di acqua, un sacchiere di lava. E noi possiamo iniziare a vivere e sopravvivere in Minecraft. Sono le cose principali. 15. Non ci arrivo, devo scavarne ancora. Che palle. Comunque, come ho visto nei commenti dell'altro video, mi fa piacere che Skyblock vi interessi come modalità. Mi avete consigliato, Matti Bo ha consigliato di giocare in un server. Purtroppo, sì, il server lo so che ce ne sono in Skyblock, però purtroppo ho iniziato in survival, in vanilla, diceva per gli achievement, così. In vanilla e ho caricato il vanilla lì, quel video lì, il primo video, ci ho messo 3 ore a caricarlo, cioè perché l'ho dovuto fare 3 volte, l'ho fatto. Ho detto non c'ho voglia di cancellarlo e ricominciare da zero la serie, guardate, proprio zero voglia. E per gli achievements, consente quel rumore di una freccia, l'ho scelto io il rumore, anche gli achievements in alto a destra, sono io che lo metto da quando renderizzo il video, lo metto io per farvi intendere, capire che è uno degli achievements che c'erano dal creatore della mappa, ha deciso lui di mettere quelli, e quindi mi mette automaticamente da solo gli achievements. Invece gli altri che vengono normalmente, viene scritto anche in chat, in questo caso, che l'achievement l'ho risolto. Bene. Continuiamo a scavare cobblestone. Ho saltato dire, aggiungetevi anche voi gli achievements, come ho scritto nei commenti.
commentate dicendo magari aggiungi questo, fai quell'altro, cose comunque possibili in uno skyblock. Se mi dite, che ne so, raccogli l'ossidiana, potrei, se trovo della redstone, potrei anche farlo. Potrei trovare della redstone. E se mi danno della redstone, non penso di usarla per fare ossidiana, ma la userò per fare magari qualche piccolo circuito meccanizzato. E con questi blocchi ci arriviamo, sì. Però non prendiamo la salvia perché potrebbe andare giù nel void. E questo a noi non ci piace. Eccoci qua. La chest. Cibo, abbiamo cibo, finalmente cibo. E la un cactus che useremo come combustibile, come ho detto all'inizio del video scorso. Che però ora mi serve altra cobblestone, che voglio fare una base sotto la sabbia per evitare che voli giù nel void, e la sabbia mi serve per i cactus, e quindi perché crescono più in fretta, e anche se crescono solo sulla sabbia i cactus. E quindi poso innanzitutto questo, prendo della terra e inizio a coltivare meloni qua. Però aspetta, cazzo, per i meloni mi serve l'acqua, e acqua non ne ho. O ci saranno tre. Ah, però potrei fare botta del Nether da qualche parte. E come lo accendo però? Vabbè, intanto posiamo questo, poi ci pensiamo. No, questo non mi serve. Serve solo la picca. L'acqua. E poi dobbiamo fare un portale del Nether. Portale del Nether serve fuoco. Qua ho della lava. Però se metto la lava nel portale non va. Ho già testato, ragazzi. La lava nel portale non va perché è come se fosse un blocco solido. E il Nether non ha bisogno di un blocco solido, ma ha bisogno di un'entità come il fuoco. Però, se faccio bruciare qualcosa, per esempio un blocco di legno, il blocco di legno crea il fuoco. Diventa fuoco. Diventando fuoco, diventa un'entità, e quindi in teoria potrei fare il portale del Nether. Però non so se funziona. Anche perché è l'unico modo, io non vedo altre isole qua intorno. Cioè, rendere 16 chunk. E questa isola qua è stata fatta con una, non c'era neanche 16 chunk, c'era soltanto 8. E quindi non penso che avrebbe messo isole invisibili nella mappa. Perché poi la gente non le vedeva. Diceva che schifo questa mappa, non si vedono le isole. E quindi non la scaricava. Ok, tanto possiamo prendere questa terra, questa sabbia qua. Non sprechiamo la sabbia che serve. Come hai detto, io pensavo lasse giù, ma in realtà mi sa che cade giù soltanto se prendo il blocco. No, non è vero, perché quando sono in creativa, che cazzeggio magari nel mio mondo, vedo dei bug e non cadere giù. Dei bug di sabbia, ne ho trovato uno l'altra volta nel mondo 1.8 che ho fatto. Ho toccato il primo blocco e ho dato giù tutto. Boh, meglio così per me. Almeno non perdo la sabbia nel void. E sono più sicuro. Bastardo, porca troia! Dio. Ho appena finito di dirlo. Quanta ne ho persa? 3, 6, 9, 9, 18, 3. 6, 9 blocchi di. Porca troia, sabbia. Come vedete, ho fatto bene a fare la piattaforma. Ho rischiato di perdere anche i cactus. Se perdevo i cactus, ero fottuto perché dovevo usare il legno come combustibile. Era una fregatura. Vabbè, almeno ne ho 18. Ci accontentiamo di 18. Posiamola subito, va che è meglio. Anzi, no. Mettiamola qua, facciamo un po' di cactus. Tanto non c'è bisogno di acqua per i cactus. Uno e due. E due. Dai, cresci. La cesta mettiamo di fianco. A posto. No, questo a me. E facciamo subito una zona portale, dai, dove siamo qua, sennò mi annoio. La cobblestone la prendo in offline mode quando voi non mi vedete, così mi metto uno scotch e continuo a prelevare cobblestone così, scavando, scavando, scavando. Però portare il Nether volevo fare in un posto e magari facevo un'entrata vicino alla mia casa. Magari il portale del Nether lo faccio sull'isola di sabbia che è appena caduta giù. Siamo già a
Ah già, le lastre, è vero, le lastre di cobblestone me l'ha consigliato. Io se non ho dimenticato, le cose ovvie te le dimentichi sempre. Fanculo. Guardate qua, molto più in fretta si fa. Ho già 30, è da 15. No, non è da 15, si moltiplica per 3. Vabbè. Vabbè. Andiamo qua. Vediamo un po' cosa fare. Allora, il portale è largo 4. Così basta. Mettiamo altre. Quindi il portale è 1, 2, 3 e 4. Dietro ci metto quindi un muretto di sicurezza, chiamiamola così. Quindi 1, 2, 3, 4. Qua di fianco un muro. Boh. Qui sarebbe un altro ponticello da fare più comodo. Fin laggiù. Non è, ci accontentiamo di questo per ora. Così, così. Boh, mettiamola qua questa. Ora andiamo a prendere la nostra ossidiana, la lava. Ossidiana, lava. Un pezzo di legno. Oh, l'albero è cresciuto! Grande, non l'ho visto. Facciamo così. Prendiamo l'albero. Così, niente saplings. No! No! Non voglio avere brutte esperienze di nuovo. Perché i cactus, se non lo sapete, sono come la lava. Tu butti un oggetto sopra un cactus e ti fotti perché l'oggetto sparisce. Quindi non voglio che i saplings spariscano. I love saplings forever and ever. Comunque, prendiamo sta legna e poi ci andiamo nel Nether. Sperando che funzioni. Sperando che riusciamo ad andare nel Nether. Anche perché sennò cosa mi ha dato l'ossidiana a fare? Svegliatevi, vi spiego anche tante cose, magari che sembrano futili, ma in realtà sono, boh, non so come dirlo, sono scontate, presa, tante cose che sembrano scontate, ma in realtà non lo sono. Quindi andiamo, andiamo a creare il portale del Nether con la A, lava e legna, andiamo, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no, quindi, devo mettere un blocco qui, non questo, mettiamo questo qua, questo qua, questo qua, 1, preleviamo questo, 2, 3, cobblestone, 1, 2, riprendiamo la cobblestone. Aia. Così è 1, 2, 3. E mi è sparito. Ah no, ecco. Mi prendo male. Oh. Ma che cacchio? Ok. Non voglio che si buggi tutto e mi sparisca. Che cacchio. Allora, noi abbiamo preso la legna. Mettiamo qua la legna. E mi servono altri blocchi. Blocchi, blocchi. Prendiamo questi di lato, dai. Slab. No, poi vado in giro nel vuoto. Prego, le slab faccio così. Così. E bruciamo. Vediamo. Prendi fuoco a legno, dai. Appena prende fuoco a legno, sac. Però no. Così no, non mi ispira perché c'è la lava sopra il portale. Non deve prendere fuoco sopra il portale. Deve prendere fuoco di lato il blocco, quindi bisogna mettere la lava qua, per esempio. Prova lo stesso sul portale. Quindi la mettiamo dietro. Che casino, ragazzi. Mettiamo un accendino semplicemente. Ciao blocco. Dietro devo metterla, quindi per forza. Oh, l'ho preso. Così. Così. Mi servono blocchi. Lo sapevo. Torniamo a prendere i blocchi. Adesso sto morendo di fame. Non posso mangiare niente. L'unica cosa che posso mangiare è il melone. Ma il melone, se non lo mangio, non ho più semi. Quindi, boh, muoio di fame. Si muore di fame, no? Che modalità sono?
Easy? Normal, che cazzo l'ha cambiata? Gioco anche nel mio mondo, 1.8 in normal, cacchio è stata easy. Vabbè, 2, 3. Quanto ce ne servivano? Beh, prendiamone 5, dai. Aspetta, oh. Preso. Uno scheletro, no. Scusate, ragazzi. Che palle. Oh, ma ammazza, mi butta giù, minchia. Aspetta, potrebbe colpire gli zombie. Finché si spingono. Non voglio morire. Muori tu, stronzo. Addio, olè! Abbiamo la nostra bone. E facciamo la bone meal. Ah, cazzo, sto morendo di fame. Sto dicendo che mi colpisce. Fanculo. Dai, 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 che ce la faccio. Andare nel nether almeno. Facciamo così e prende fuoco. Dai, prendi fuoco. Dai. Aspettiamo. Aspettiamo con calma. Che si accenda. Non morire. Eh, ragazzi, così non muoio più. Mangiato carne di merda lì, carne marcia. Le torce devo fare. Però ho visto, non facendo le torce mi sono salvato la vita. Perché? Perché spawnato uno zombie e ho mangiato la sua carne. Dai, oh. Due cosciotti. Che palle, tra quanto prende fuoco? Siamo già a 16 minuti, ragazzi. Porca vecchia. Superato il tempo come al solito. Dai, voglio testarlo se prende fuoco e almeno mi funziona il portale. Che palle. Dai, velocizzo finché non prende fuoco. A dopo. Ragazzi, nel frattempo che aspettiamo possiamo andare a piantare gli altri sapi che saranno caduti, perché secondo me è veramente un po' noioso. Speriamo che funge, che funzioni. Vediamo qua, non dovrebbero essere despawnati. Sì, despawnati. Ottimo. Direi che è un'ottima cosa. Vabbè, meno male, non altri due. Vabbè, piazziamoli lì. E qua da non fare. Ah, un carcovallo. Prendiamo questo. Una torcia. E. C'è una torcia. Un stick. Ma non usa torcia. Ah già, gli alberi devono crescere con la luce. Così è più sicuro che crescano, no? Questo da levare. E una torcia lì. E una torcia. Perfetto. Là ancora niente. Non so, guarda, che cazzo fare, devo aspettare che non prenda fuoco. Per forza, non posso fare nient'altro. Posso fare. Ho piantato un altro albero. Piantiamo un altro albero, dai, mentre sapiens. Però ho. Bombilli. Li prenderò dopo. Se avrò altra acqua, che ne so. Guardate che figo, però. Le cascate di lava che scendono giù. Proprio non vuoi prendere fuoco? Di solito quando siamo in casa nostra, basta mettere un secondo la lava, prende fuoco tutta la casa, si esplode il mondo tra un po'. Lì non prende fuoco niente. Che cacchio. Dai, oh! Non c'ho tutto il giorno da aspettare io. Non so. Mettiamo altra legna. Da dietro. Cioè, a contatto con lava, ovvero sono 8 miliardi di gradi, non funziona niente. Adesso un altro blocco qua, che ne so.
Pensavo dall'altra parte, che se penso dall'altra parte poi mi scompare la lava. Proprio. Ah, sto dicendo, cazzo, sono nella lava. Mi sa che stavolta morirò. Perché non ho cibo. Aia. Devo morire qua. Ok, leggete, sono in salvo. Tanto aspettiamo e muoio. Muoio di fame. Addio, mondo crudele. Non muore. Non muore. Non muore. Rimane con un cuore, non muore. Perfetto, modalità normale. Abbiamo visto che non moriamo, rimaniamo con mezzo cuore. Ottimo. Quindi possiamo andare avanti a vivere all'infinito senza la nostra. Non so che fare, ragazzi. Boh, ci vediamo al prossimo video, che saremo ancora qua così. Al prossimo video, non farò nient'altro perché aspetto che prenda fuoco. Grazie della visione. Mi ha insegnato il cactus oggi. Scusate la lunghezza, sono annoiato. Comunque, ci vediamo al terzo episodio. Ciao a tutti, un like qua e anche su Facebook. Scrivete nei commenti cosa volete che faccia, oltre magari un server sempre su Minecraft, magari altri giochini. Grazie a tutti, ciao ciao.